Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi dischi e pastiglie bulk usati in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto, tira il freno a mano, tira la leva d'apertura del cofano. E aprilo. Apri il serbatoio del liquido dei freni. Molla i bulloni delle ruote anteriori. Solleva la parte anteriore dell'auto. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Appoggia l'auto sui cavalletti. Per cambiare i dischi e le pastiglie dei freni bisogna rimuovere le ruote per avere un accesso completo. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Inserisci un cacciavite piatto nell'estremità esterna della fessura sul davanti della pinza. Fai leva col cacciavite e tira verso di te per farla uscire. Così farai rientrare il pistone. Non esitare a spingere il cacciavite ancora più dentro, appena c'è abbastanza spazio tra la pastiglia e la pinza. Prima di passare alla fase successiva assicurati di aver spinto dentro il pistone finché va. Usa un cacciavite piatto abbastanza sottile per rimuovere i due tappi dalle bussole guida. Sblocca la pinza del freno. Usa una chiave a bussola con brugola da 7 per sbloccare le due bussole guida. Trucco: fissa un pezzo di cavo elettrico, o di spago, su una spira della molla di sospensione. Rimuovi la pinza. Rimuovi le pastiglie. Per evitare di rovinare il flessibile del freno, legalo alle sospensioni aiutandoti con il cavo che hai messo prima. Può capitare che il disco sia incastrato sul mozzo. In tal caso per rimuoverlo usa un martello. Infine rimuovi il disco. Pulisci l'asse con una spazzola di metallo. Usa una spazzola metallica per pulire il supporto delle pastiglie. In tal modo sarà più facile rimetterle a posto. Ok, ragazzi, se possiamo proporvi questo video, farvi risparmiare e anche grazie al nostro partner Mister Auto. Se anche voi volete sostenerci e acquistare i ricambi per questa operazione, andate a visitare il loro website. Dai, torniamo al lavoro! Trovi i pezzi e i prodotti bulk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi il nuovo disco. Prima di inserire il nuovo disco bisogna pulirlo con un detergente per freni e con carta assorbente, per rimuovere la paraffina di stoccaggio. Se il disco è verniciato puoi inserirlo direttamente sull'asse. Metti in posizione il nuovo disco. Prendi le nuove pastiglie. Spalma del grasso ramato sulle estremità delle nuove pastiglie. Metti in posizione la pastiglia del lato del pistone. Poi inserisci anche la pastiglia esterna. Adesso rimetti a posto la pinza e riavvita le bussole guida. Mettile in posizione e stringile con la chiave a bussola. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Rimetti a posto i tappi dalle bussole guida. Ricorda di togliere il cavo elettrico che avevi usato per tenere ferma la pinza.
ripeti l'operazione dall'altra parte. Dopodiché rimonta le ruote e fai scendere l'auto. Prima di riaccendere l'auto, ricorda di riavvitare il tappo del liquido dei freni. Attenzione! Prima di tornare a usare l'auto, accendila e spingi il pedale del freno per riavvicinare le pastiglie al disco. Guida tranquillo e senza brusche frenate i primi 50 km per non cristallizzare le nuove pastiglie. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Usetool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.